in mancanza di un'approvazione dell'emendamento stesso, che è quello che dal nostro punto di vista viene incontro anche a quello che è stato detto appena adesso dal consigliere Molinari rispetto all'impegno che però si prenderà, diciamo, l'Assemblea legislativa e la Giunta per quanto di competenza a definire in tempi molto rapidi una proposta che possa ovviare alla carenza legislativa rispetto alla questione dei requisiti richiesti alle associazioni che vogliono entrare all'interno della consulta degli Emiliano-Romagnoli all'estero. Il problema che abbiamo sollevato in commissione, che ribadiamo qui, è che non ci sembra opportuno continuare a rimandare sia a parole che nei fatti una decisione per la quale è sufficiente avere la volontà politica per portarla a termine, in una consulta che tra l'altro ci risulta ancora adesso opaca su questo punto. Quindi, per quello che risulta al Movimento 5 Stelle, al momento associazioni che hanno, o presidenti responsabili di associazioni che hanno condanne, che hanno carichi penali quindi pendenti per danni erariali o danni alla pubblica amministrazione, però possono svolgere attività all'interno della consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo. Una consulta incardinata all'interno dell'Assemblea legislativa, e su questo apro la parentesi, non si capisce per quale motivo ne abbiamo un'altra, quella sulla legalità, che invece in qualche modo è in capo alla Giunta, quando la nostra priorità, ritengo, come organo di controllo e di verifica di quello che la Giunta fa, dovrebbe essere la legalità, ancora prima delle azioni di questa, dal nostro punto di vista, inutile consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo e di cui non smetteremo di chiederne l'abrogazione. Eppure anche su questa si fatica ad arrivare a un minimo di legalità condivisa a partire dall'approvazione di questo emendamento. Quindi pongo all'attenzione dei colleghi l'emendamento che chiede che banalmente gli organi direttivi che hanno di associazioni che vogliono entrare nella consulta di Emiliano-Romagnoli, che però hanno carichi penali pendenti, non possano svolgere attività all'interno della consulta. Diversamente, l'immagine che la consulta ha dato a partire dalla scorsa legislatura di mero mantenimento di bacini di voti o di diffusione di ricezione o di ricerca di consenso elettorale per il PD difficilmente potrà essere contraddetta. Quindi chiedo la votazione sull'emendamento e poi passerei invece all'ordine del giorno. Grazie. Insomma, al di là degli esercizi di retorica che mi sembra evidente che insomma, il consigliere Molinari mette in scena anche con un certo sforzo, di questo mi spiace e gli esprimo anche solidarietà, perché l'ha già fatto in commissione per 3 volte, invitandomi, mi è parso di capire, a ritirare il mio emendamento. Per 3 volte io gli ho chiesto invece che l'emendamento fosse votato in quella commissione, perché ci risultava che la discussione vertesse su quell'emendamento. E adesso non vorrei che stesse, ma non credo che sia così, e lo dimostrerà il suo voto sul prossimo ODG che presentiamo, cercando invece di spostare l'attenzione su qualcosa che io mi auguro invece anche la Lega voglia almeno sostenere, ossia un principio di legalità che al di là di quello che pensiamo, e noi non pensiamo bene della consulta, eppure al di là di quello che pensiamo credo che sia importante sostenere insieme in quest'Aula, perché non passi questo lassismo e perché non passi questa opacità. Quindi mi limito a questo. Poi ovviamente è molto divertente invece vedere come quando sono, diciamo, consiglieri o assessori della maggioranza a parlare delle magnifiche sorti e progressive del loro lavoro in regione è informazione al cittadino, quando è un consigliere dell'opposizione invece c'è lo showman. Insomma, ma questo fa ridere, quindi benissimo, grazie consigliere Molinari. La nostra indicazione sarà negativa per quanto riguarda sia l'emendamento per i motivi che ho detto che anche l'ordine del giorno. Grazie Presidente, vedo che la farsa sta continuando. Io non ho capito, perché il consigliere Molinari ha premesso al suo discorso che l'importante era capirsi. Noi abbiamo fatto una richiesta molto semplice, che quelle associazioni, lo ripeto, o quei responsabili di associazioni che vogliono entrare e fare attività nella consulta e hanno carichi penali pendenti non siano ammessi. Perché non ci capiamo su questo punto? Eppure abbiamo in questo momento un voto contrario all'emendamento con motivazioni del tutto non chiare, quando poi presentiamo un ODG che va totalmente incontro alla maggioranza e nulla ha di provocatorio. Inviterei il consigliere Molinari a spiegarci che cosa ha questo ODG di provocatorio, perché si limita invece a dire che impegna appunto a definire in tempi rapidi una proposta di revisione delle disposizioni regionali vigenti in materia. Che cosa ha di provocatorio questa roba qui? Oltre al fatto che tutte le procedure sono state rispettate,
non tanto conta il lavoro d'aula, non è una buona dichiarazione da fare in aula, consigliere Molinari, tanto conta il lavoro d'aula come conta il lavoro di commissione, su cui siete stati assenti e avete votato contro, e ancora di più conta il lavoro d'aula e le dichiarazioni che fate qui dentro e i voti che date qui dentro. Meno conta il lavoro di corridoio, meno contano le promesse vane che non trovano spazio in nessun tipo di atto regionale, di atto formale. Questo siamo chiamati a fare, degli atti formalizzati, perché le chiacchiere le fanno anche le persone non elette, le fanno tutti. Noi invece abbiamo il mandato di fare atti e di impegnarci con le nostre parole, con le nostre firme e poi anche certamente di informare chi è all'esterno di quello che succede in quest'aula. Tutto quanto è stato fatto normalmente, nessun tipo di disdegno è accettato sotto questo aspetto, se non il nostro, quello di vedere ancora una volta che davanti ad un emendamento già bocciato e viene bocciato oggi e davanti alla mano tesa alla collaborazione di dire vi impegniamo a definire in tempi rapidi una proposta di revisione, ma com'è possibile votare contro ad una proposta così blanda? Vi impegniamo a definire in tempi rapidi una revisione che vi impegna almeno a dire oggi in quest'aula che siete contrari che chi ha carichi penali pendenti faccia attività all'interno della Consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo. Quindi non ci resta che prendere atto che qui non si vuole porre un limite anche davanti al carico penale pendente, che quindi non vi interessa nulla se non andare avanti con delle parole vacue. Ancora una volta credo si manchi di rispetto a quei cittadini che forse neppure hanno ben chiaro quello che succede all'interno della Consulta e mi lascia poco margine, consigliere Molinari, di non pensare molto bene né della Consulta né degli eventuali affari che ci girano intorno se ci si limita addirittura a non voler discutere e si continua a rifiutare la discussione, oltre che in commissione, anche in aula, collaborativa. Potete portare avanti un ordine del giorno firmato PD se volete, noi ve lo votiamo, se ha questo significato qua, di impegnarvi a ragionare sensatamente negli atti e non soltanto per proclami o sui giornali. Se volete quindi portare un vostro ordine del giorno, vediamolo subito, in assenza di vostre controproposte, che non abbiamo ricevuto né in commissione né oggi, prendiamo atto di una gravissima irresponsabilità politica.